Bentrovati all'appuntamento con il TG Oggi News al TTG di Rimini, la fiera sul turismo. Il comune di Salerno ha presentato il programma delle luci d'artista, programma peraltro poi esplicitato anche nella delibera pubblicata proprio poche ore fa sul sito del comune di Salerno, fissata. Tra le altre cose, anche l'inaugurazione prevista per il prossimo 3 di novembre. Si ostenta, insomma, sicurezza, nonostante il ricorso presentato dalla Blanchard Illumination pendente dinanzi al TAR. Vediamo il servizio. Far finta di nulla, non alimentare le chiacchiere di corridoio, anche perché si correrebbe il rischio di scoraggiare i visitatori con un innegabile e incalcolabile danno economico. Ostentare sicurezza, anche se c'è pendente un giudizio dinanzi al tribunale amministrativo ed il pericolo di una sospensione degli effetti della gara vinta dalla Iren. Al massimo, congiungere le mani e pregare che tutta questa storia, una favola, secondo molti, non si trasformi in incubo perché a quel punto sarebbe un autentico disastro, sotto tutti gli aspetti. Proprio per questa ragione il Comune di Salerno sta partecipando al TTG di Rimini, la Fiera Mondiale del Turismo, con una delegazione capitanata dall'assessore al bilancio e sviluppo Roberto De Luca, una presenza necessaria per la promozione turistica di luci d'artista. Ma guai a parlare della querela giudiziaria che sta accompagnando l'edizione 2017-2018. Sarebbe blasfemia pura. Lì a Rimini tutto scivola via come se nulla fosse. C'è lo stand, c'è la delegazione, ci sono i buyer salernitani, c'è anche il manifesto che annuncia l'inizio della manifestazione, il taglio del nastro delle luci d'artista, il 3 novembre, la data che tutti avevano dato come prevista per l'avvio delle luminarie, tour operator compresi, ma che non più tardi di qualche giorno fa era stata negata in commissione trasparenza, spiegando che dal Comune di Salerno non era stato ufficializzato alcun giorno per l'inaugurazione dell'evento. Ovvio che la data e prima ancora il montaggio delle luminarie, nonostante la legittima sicurezza ostentata dai vertici di Palazzo di Città, siano comunque sotto la spada di Damocle della decisione del TAR, dove andrà in scena il prossimo 24 ottobre un autentico scontro transnazionale, Italia-Francia. Chi farà Fabio Grosso? Gli studenti salernitani questa mattina in piazza, come in tante altre città d'Italia, hanno protestato anche contro le luci d'artista, definendole un momento di sfruttamento della manodopera giovanile. Migliaia di studenti, ne vediamo le immagini, di diversi licei salernitani sono scesi in piazza per manifestare appunto dissenso all'alternanza scuola-lavoro. Ma a Salerno i ragazzi, come dicevamo, hanno fatto sentire il loro grido di protesta anche contro lo sfruttamento, il lavoro nero e luci d'artista, con un flash mob luci d'artista sfruttamento in vista. Il corteo è partito da Piazza Vittorio Veneto, paralizzando praticamente il traffico cittadino. Quindi sit-in a Piazza Portanova, dove si è tenuta un'assemblea pubblica. A seguire poi è partita una catena studentesca da Piazza Portanova a Piazza Flavio Gioia. Rompiamo le catene dallo sfruttamento e stiamo insieme per ottenere giustizia. Questo è il titolo della catena umana, organizzato dalla sinistra italiana. Il corteo ha visto la partecipazione, tra gli altri, degli studenti del liceo da Procida, Tasso, Da Vinci e Alberghiero. Ed ascoltiamo alcune opinioni, pareri espresse dai giovani che questa mattina hanno manifestato in piazza a Salerno. I motivi di questa protesta sono palesi, sono davanti agli occhi di tutti. Quello che realmente è l'alternanza scuola-lavoro, nient'altro che sfruttamento in un sistema che non è regolamentarizzato. Il problema è che questi ragazzi
effettuano un tirocinio che non è un tirocinio formativo, ma è semplicemente un lavoro non pagato, non retribuito, dove i ragazzi, al di là dell'esperienza che loro che fanno come studenti e la loro formazione, vanno a lavorare o per le catene dei fast food con il McDonald's, che si occupa del 70% dell'alternanza scuola-lavoro in Italia e ha firmato un contratto con il MIUR. Allora è questa la scuola pubblica per la quale abbiamo lottato, e questa è la scuola pubblica che ci meritiamo. Questa non è altro che l'aziendalizzazione della scuola pubblica e la sua privatizzazione. Il MED è andato un business delle aziende che purtroppo licenzia i vari lavoratori, ci fanno lavorare a noi, ma non lavorare davvero, cioè ci fanno fare le cose che loro non vogliono, fascicolazioni, cioè mettiamo a posto, diciamo, la loro roba che non serve, cioè la roba che non serve nelle aziende. Poi un'altra cosa, secondo me lo Stato ci vuole ignoranti in questo modo, perché sono troppe ore. Sì, prima esistevano gli stage, ma adesso questo è diventato un vero e proprio impegno. Cioè noi studenti non dobbiamo pensare più alla scuola, per le istituzioni, e per noi questo non è giusto. 400 ore lavorative in 3 anni. Soprattutto per cambiare l'alternanza scuola-lavoro, che in questo momento sfrutta decine e decine di studenti. Perché molti ragazzi si trovano a dover affrontare un percorso che non è itinerente al proprio percorso di studi, e va a lavorare al McDonald's, per esempio qua a Salerno vanno a lavorare per luci d'artista, a fare le guide, soprattutto in orario extrascolastico e non inerente alle materie che fanno. La cronaca: furto sacrilego nella chiesa principale di Pertosa. I soliti ignoti hanno portato via monili in oro donati dai fedeli alla statua di San Benedetto. I ladri si sono introdotti nell'edificio dopo aver forzato una porta laterale e hanno rubato gli oggetti in oro che erano custoditi in un apposito contenitore nelle vicinanze della statua del santo. Sul furto ora indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I finanzieri del gruppo di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica per i minori, hanno eseguito nella serata di ieri controlli su un ampio numero di locali notturni della Movida Salernitana al fine di prevenire e contrastare la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori. I controlli traggono origine da alcune segnalazioni pervenute alla Procura e sono stati inquadrati una serie di misure volte alla tutela dei minori da fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche. In tale contesto, la Guardia di Finanza, durante l'estate appena trascorsa, aveva già predisposto servizi specifici volti proprio a prevenire il fenomeno. Il lavoro svolto nella serata di ieri ha consentito di rilevare e sanzionare diverse illecite vendite di alcolici a favore di minorenni da parte di alcuni locali notturni salernitani. E voltiamo pagina. 200 agenti vigileranno sulla sicurezza del derby in programma domenica al Partenio Lombardi di Avellino. Predisposto nei minimi particolari il piano che dovrà garantire una domenica serena all'insegna dello sport. In partenza da Salerno, per scortare ed incitare Granata dei Bollini, 800 tifosi. Vediamo il servizio. Per scongiurare il rischio che qualche tifoso della Salernitana possa infiltrarsi negli altri settori del Partenio Lombardi, saranno aumentati i controlli da parte di steward e forze dell'ordine. Domenica prossima sarà comunque un derby blindatissimo, quello tra Avellino e Salernitana, con oltre 200 agenti impiegati per evitare contatti tra le tifoserie. Una partita che è stata aperta anche a chi non ha allora mai vetusta tessera del tifoso, ma comunque attenzionato e cerchiato in rosso dall'osservatorio del Viminale. Ci sono appena 37 km di bretella autostradale che separano le due città, divise però da un mare di frizione e tensioni tra supporter. I soli 800 biglietti riservati al settore ospiti sono stati polverizzati nel giro di mezz'ora dalla torcida Granata, che avrebbe fatto altrettanto anche se le scorte fossero state il doppio, il triplo ed anche il quadruplo, a tal punto che si è temuto che qualcuno dei tantissimi tifosi rimasti senza il prezioso tagliando del Partenio avesse potuto ovviare al problema attraverso un escamotage che gli consentiva l'acquisto del biglietto in un altro settore dello stadio, cosa impossibile oltre che vietata per questioni di sicurezza, appunto. In tal caso si rischia il DASPO, lo ricordiamo, oltre che una denuncia. In ogni caso gli organi di sicurezza aumenteranno i controlli per scongiurare pure un'ipotesi del genere.
La questura di Avellino sa che domenica sarà un pomeriggio duro, anche in virtù del sold out previsto al Partenio Lombardi. Restano al momento disponibili solo poche centinaia di italiani in tribuna Montevergine. Ieri mattina riunione Fiume del GOS, c'è apprensione per la temuta presenza, come dicevamo, di più tifosi ospiti rispetto agli 800 annunciati, capienza massima del settore. Un'ottantina di salernitani sarebbe infatti riuscita ad entrare in possesso di biglietti per altri settori, nonostante il divieto di vendita ai residenti in provincia di Salerno. Le forze dell'ordine inoltre temono che qualche cane sciolto possa mettersi in viaggio senza il prezioso tagliando. Per questo motivo, lungo il percorso Salerno-Avellino, oltre a presidiare il cavalcavia, si provvederà anche a controlli a tappeto, possibili anche ipotesi alternative come un'eventuale area cuscinetto in tribuna Terminio. In ossequio alle recenti aperture dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive, nonostante il derby sia stato comunque bollato come partita ad alto rischio, la trasferta è stata resa libera anche ai non possessori di tessera del tifoso. Un vero e proprio esame per la Torsida Granata, dovessero verificarsi tafferugli, infatti lo stop alle trasferte per uno o più turni sarebbe un rischio concreto. E ci occuperemo diffusamente del derby, trattando ovviamente la prospettiva tecnica nella nostra pagina sportiva. Ora continuiamo a sfogliare il nostro quotidiano. La Soprintendenza delle Belle Arti di Salerno e Avellino, peraltro, aderisce alla campagna Nastro Rosa 2017, iniziativa a carattere internazionale promossa in Italia dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per l'evento si illumineranno di rosa alcuni dei principali monumenti. Vediamo. La Soprintendenza delle Belle Arti aderisce alla campagna Nastro Rosa 2017, iniziativa a carattere internazionale promossa in Italia dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori in collaborazione con la LILT Sezione Provinciale di Salerno, l'azienda sanitaria locale, il Touring Club Italiano. La campagna, che si svolge annualmente nel mese di ottobre, ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. In tutta Italia si illuminano così ancora una volta di rosa, colore simbolo della campagna, tanti monumenti ed edifici storici per testimoniare che grazie ad una corretta prevenzione questa malattia si può vincere. Per l'evento si illumineranno di rosa alcuni dei principali monumenti salernitani, il campanile del complesso monumentale di San Pietro a Corte, Palazzo Fruscione e la chiesa di Santa Maria dell'Ama. In contemporanea ai monumenti si illumineranno anche le facciate dei presidi ospedalieri di Sapri, Battipaglia, Pagani, Vallo della Lucania ed il poliambulatorio di Viale Kennedy a Salerno. Credo che questa sia un'iniziativa veramente importante, perché la prevenzione è fondamentale, nel particolare essendo un soprintendente donna lo posso sentire ancora di più, e credo che sia importante fare un'attività di sensibilizzazione a tutti i livelli di popolazione, a partire dalle scuole, perché l'educazione alla prevenzione è fondamentale e deve cominciare quanto prima. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare un messaggio attraverso questa particolare illuminazione in rosa delle emergenze monumentali. Quest'anno, in un tempo diciamo abbastanza ridotto, siamo riusciti a inserire in questo circuito di monumenti illuminati qui a Salerno la San Pietro a Corte, e gli risponderà di fronte Palazzo Fruscione, che è illuminato dal Comune, vicino Salerno a Minori la Villa di Minori, e nel Cilento la Torre di Velia, dove già ho visto i preparativi, mi hanno fatto delle fotografie. Quindi diciamo è già un primo importante risultato, ma se la campagna si ripeterà l'anno prossimo ci faremo trovare preparatissimi e moltiplicheremo le iniziative anche nell'Avellinese, nelle varie aree archeologiche dell'Avellinese. Cercheremo di farlo per la sede avellinese della soprintendenza, che è all'interno del carcere borbonico. Quindi cercheremo di allargare ancora. Per quest'anno però credo che abbiamo già ottenuto un bel risultato. In attesa dell'audizione presso la Regione Campania prevista per lunedì, emergono particolari sul sito di compostaggio che si vuole realizzare a Battipaglia. Sarà infatti l'azienda Monsud di Avellino a costruire l'impianto che sostituirà
L'attuale STIR di Battipaglia, l'impresa ha presentato l'offerta più economica tra quelle giunte alla regione Campania. Vediamo. Sarà l'azienda Monsud S.P.A. di Avellino a costruire l'impianto di compostaggio dei rifiuti di Via Bosco II che sostituirà l'attuale STIR di Battipaglia. L'impresa ha presentato l'offerta più economica tra quelle giunte alla Regione Campania, finanziatrice dell'opera, con un ribasso del 27% sull'importo complessivo degli appalti, pari a 7.474.000 euro per un sito che dovrà trattare 35.800 tonnelate di immondizia. 6 le offerte per la realizzazione del sito con la Monsud che verrà proposta quale aggiudicatrice dell'appalto. Una notizia che arriva a pochi giorni dall'audizione che lunedì mattina alle ore 11 porterà a Napoli, negli uffici del centro direzionale, il comune di Battipaglia, retto dalla sindaca Cecilia Francese, per aprire un dialogo, porre sul tavolo le motivazioni che hanno portato a protestare dinanzi alla nascita di un settimo impianto dedicato al trattamento dei rifiuti sul territorio battipagliese, lamentando la scarsa manutenzione e la gestione precaria delle altre strutture con gli odori nauseabondi e miasmi ad accompagnare ormai da mesi le giornate e le notti. A prender parte all'incontro saranno anche rappresentanti del comitato cittadino Non Vogliamo il sito di compostaggio a Battipaglia, che fanno sapere di voler raggiungere il capoluogo partenopeo autonomamente con una chiamata a raccolta anche attraverso i social per portare quanta più gente possibile a Napoli. Il TAR di Salerno intanto ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla società GEA del provvedimento con il quale il comune di Capaccio aveva dichiarato improcedibile l'istanza per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano proprio nella città dei Templi. Vediamo. Il TAR di Salerno ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla GEA SRL del provvedimento con il quale il Comune di Capaccio Pestum ha dichiarato improcedibile l'istanza per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano per l'asserita carenza dei requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio comunale. La GEA, società che ha progettato la centrale in località Cannito, non potrà dunque iniziare i lavori e si è vista respingere anche la richiesta di sospensiva della nota del SUAP comunale che in riscontro ad apposita istanza di riesame aveva dedotto che l'ipotesi progettuale avanzata dalla GEA è di enorme impatto ambientale e il ricorso alla procedura semplificata è inammissibile in assenza di una relazione dettagliata sull'effettivo impatto ambientale della centrale. In Camera di Consiglio, i giudici della prima sezione del TAR Salernitano hanno così respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione. Il ricorso non si presta ad essere accolto in sede cautelare, posto che le questioni sollevate meritano di essere affrontate nella più idonea sede di merito, per la quale si fissa l'udienza pubblica per il 6 giugno del 2018. Il TAR non ha fatto altro che confermare quello che avevamo già sostenuto nei nostri provvedimenti di rigetto, commenta il sindaco Franco Palumbo, ossia che non c'erano e non ci sono le condizioni per realizzare una struttura di quella portata. La GEA aveva chiesto addirittura la sospensiva degli atti e il TAR ha ritenuto non solo che sono legittimi, ma che contengono tutti gli elementi perché questo impianto non venga realizzato. Ovviamente aspettiamo l'udienza di merito fissata per il giugno del 2018, ma lo stesso rinvio a 8 mesi ci fa capire quanto ci siano state delle forzature per ottenere a tutti i costi l'autorizzazione a realizzare tale impianto. Continueremo ad occuparci di ambiente e territorio tra pochissimo, subito dopo alcuni comunicati commerciali. A tra poco. Ci trasferiamo ora nel comune di Nocera in Superiore, dove tardano gli interventi di messa in sicurezza del torrente Cavaiola. Il sindaco, dopo le numerose sollecitazioni agli organismi competenti che non hanno sortito alcun effetto, ora si dice disposto a mettere in atto drastiche forme di protesta per risolvere il problema. Vediamo.
Desta preoccupazione ormai da lungo tempo, a Nocera Superiore, la situazione del torrente Cavaiola. A determinare al momento lo sdegno del primo cittadino Giovanni Maria Cuofano, tuttavia, è la presa d'atto che, nonostante le ripetute sollecitazioni che da un anno a questa parte sono state rivolte agli organi preposti, ancora non sono stati attuati i necessari provvedimenti per la messa in sicurezza del torrente e quindi per la tutela della pubblica incolumità. Risale infatti a più di un anno fa una delle prime missive indirizzata al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, al vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola e al RUP del grande fiume Sarno Italo Giulivo, nella quale Cuofano esprimeva tutta la sua preoccupazione per lo stato delle arginature. Da allora, sottolinea il sindaco, al di là di un lavoro di messa in sicurezza delle pareti spondali del torrente in località Camerelle, niente di rilevante è stato fatto per risolvere la situazione in maniera definitiva, su 1,5 chilometri di strada che ha 7-8 punti sui quali bisogna intervenire. A testimonianza dell'estrema importanza attribuita dal comune di Nocera Superiore al problema, anche l'impegno profuso nell'ambito del contratto di fiume per una progettazione seria al fine di intercettare fondi da destinare al torrente. Così, il primo cittadino che invita ad una prova di responsabilità gli organismi competenti, dopo l'ennesimo incontro non proficuo che si è tenuto tra il suo ufficio tecnico e il genio civile, convinto che sia finito il tempo della correttezza istituzionale, si dichiara pronto a scendere in piazza con la fascia tricolore al fianco di cittadini ed imprese, ed anche a chiudere il tratto di strada interessato, laddove un simile atteggiamento possa servire, afferma Cuofano, a sciogliere il torpore di chi è deputato ad intervenire e non lo fa. Ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Amore e Malavita con Claudia Gerini e Carlo Bucci Rosso. Tre gli spettacoli alle 16.30, 19.15 e 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. A Peri Bufala al Bufala Bistrò, venerdì 13 ottobre, primo evento firmato Bufala Bistrò, la Peri Bufala. L'appuntamento alle ore 19 nel punto vendita a Salerno in via dei Principati al Civico 88 per gustare insieme i prodotti tipici della Tramontina. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la ricca pagina dello sport. In collaborazione con Totolo Mobili cerca personale massimo 29 anni, addetto alle vendite con esperienza per sede di Teverola, Caserta. Inviare curriculum vitae a amministrazione@dotolomobili.it. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport. Alberto Bollini ha deciso uomini e schemi con cui affrontare l'Avellino al Partenio Lombardi nell'atteso derby in programma domenica. Il tecnico fedele al diktat societario vara un 3-4-2-1 con Rosina in pull per un posto da titolare. Vediamo.
Lotito ha parlato, Bollini ha incassato e rispetterà le consegne. La Salernitana al Partenio giocherà secondo i suggerimenti dell'imperatore Claudio. Prove di un 3-4-3 sporco per i Granata in questi giorni, prove di un 3-4-2-1, così come aveva indicato il copatron all'allenatore subito dopo il pareggio ottenuto sabato scorso contro l'Ascoli di Fiorin e Maresca all'Arechi. Il trainer Granata sembra intenzionato anche a scongelare Rosina dalla ghiacciaia dopo oltre un mese di ibernazione, fatta eccezione per la manciata di minuti giocati a Parma. L'ex Zenit non gioca dal match d'esordio con il Venezia al Penso e dovrebbe fare coppia con Sprocati come doppio trequartista alle spalle di Rodriguez. Al tempo, le buone notizie partono dalla difesa. Bernardini si allena con il gruppo e sarà in campo nel pacchetto arretrato completato da Mantovani e Schiavi. Anche Pucino sta meglio, ma è pur sempre ai box da un mese con il mal di schiena tenuto sotto controllo. Perico invece continua ad allenarsi a parte e resta indisponibile. Il suo rientro è previsto forse con il Frosinone all'Arechi. Tempi ancora lunghi per Tuia. Tra i pali invece Radunovic tornerà a chiudere la porta Granata nonostante la buona prova di Adamonis con l'Ascoli. L'ex laziale però rientrerà soltanto oggi in Italia dalla Lituania, dove martedì aveva preso parte da riserva al match della sua Under 21 contro la Polonia, e questo in un certo senso toglie dall'imbarazzo Bollini. A centrocampo il trainer Granata sembra orientato a confermare il duo Minala Ogier in mezzo, anche per ovviare i limiti fin qui mostrati dalla Salernitana in quel reparto. Sull'out mancino intoccabile Vitale, qualche dubbio a destra. Kin è tornato affaticato dall'impegno con l'Under 21 marocchina e ieri ha svolto soltanto metà allenamento con i compagni. Bollini in quel ruolo ha testato a lungo Di Roberto, che punta a mantenere la maglia da titolare, e Pucino, che sta lavorando per tornare al top. In attacco si profila, come detto, il ritorno di Rosina dal primo minuto. Bollini si affiderà a lui e a Sprocati a ruoli invertiti, al momento migliori interpreti di un tridente offensivo che dovrebbe avere in Rodriguez il terminale centrale leggermente più in avanti. In tal caso Bocalon scivolerebbe in panchina. Buone notizie anche da Gatto, che si allena in gruppo e dovrebbe accomodarsi tra le riserve al pari del mediano Rizzo. Intanto ad Avellino, Novellino blinda gli allenamenti e resta in apprensione per le condizioni del talento Morosini. Tutto ruota intorno alla presenza del trequartista, che resta così in forte dubbio per la gara di domenica. Mancano soltanto gli ultimi nodi da sciogliere. Walter Novellino per gran parte ha già in mente l'11 antisalernitana. Contro la formazione granata ci vorrà un Avellino diverso da quello visto a Bari. Dal canto suo il tecnico di Montemarano è convinto della sua squadra e delle prestazioni che fino a questo momento ha tenuto in casa. In questi due giorni di allenamento, nella settimana che precede il derby, il lavoro della truppa biancoverde è stato incentrato soprattutto sui meccanismi difensivi, poco convincenti anche a Bari, anche se i due gol sono arrivati non per colpe dei difensori. L'unico cambio che potrebbe riguardare la retroguardia, infatti, è quello del portiere con Radu al posto di Lezzerini. Per il resto la linea 4, composta da Ngawa, Kresic, Migliorini e Rizzato, non sembra essere in discussione. Quello che preoccupa maggiormente Novellino invece è l'apporto della mediana alla difesa, ed è per questo che proprio lì in mezzo qualcosa potrebbe cambiare. Di Tacchio fino a questo momento non ha respirato neanche un minuto, risultando l'unico calciatore biancoverde ad essere rimasto sempre in campo. Con l'aumentare del minutaggio le sue prestazioni, sempre al di sopra della sufficienza, cominciano a calare, ed è per questo che potrebbe rifiatare proprio contro i cugini Granata, ma tutto dipende da Leonardo Morosini. Con una seconda punta in grado di dare un maggiore supporto alla mediana, anche un calciatore più anarchico nelle marcature, come Moretti ad esempio, potrebbe tranquillamente trovare il suo spazio. Alla situazione del trequartista arrivato in prestito dal Genoa è legata anche quella di Soufiane Bidaoui. Qualora invece dovesse essere confermato il modulo di Bari con una prima punta al fianco di Matteo Ardemagni, sarà difficile vedere in campo il franco marocchino, poiché l'assetto, almeno in partenza, sarebbe troppo offensivo. Per l'ex Latina dunque vale lo stesso discorso di Moretti. Qualora dovesse rientrare Morosini sarebbe schierato titolare. Con l'ex Brescia in campo dunque il centrocampo potrebbe essere composto da Laverone a destra, Moretti e D'Angelo centrale e Bidaoui a sinistra. Non dovesse farcela, tutto ritornerebbe come a Bari, con Salvatore Molina a sinistra, Di Tacchio e D'Angelo centrali, e l'unico dubbio legato alla destra, dove potrebbe essere schierato Lasic al posto di Laverone, ed anche in attacco al posto di Asensio al fianco di Ardemagni potrebbe ritornare titolare Gigi Castaldo. Arturo di Napoli presenta il derby del Partenio. Arturo era in campo l'ultima volta che i Granata hanno strappato un punto
all'Appartenio. Era il 2008, finì 1-1 con reti di Soligo e Coman. È stato protagonista indiscusso di una delle pagine più belle della recente storia della Salernitana. Re Artù di Napoli era in campo al Partenio Lombardi nell'ultima gara in cui i Granata hanno fatto punti nella Tana dei Lupi. Era il 13 dicembre del 2008 e la squadra allora allenata da Mutti impattò per 1-1 davanti a quasi 5.000 spettatori grazie ai gol di Soligo e Coman nel giro di un minuto. Arturo, i ricordi del derby e un pronostico della partita di domenica prossima? Il derby è sempre un derby, sai Eugenio, è sempre difficile dare una e fare una un pronostico sui derby. È una partita difficile per la Salernitana in un campo veramente molto ostico, dove in questo momento credo che l'Avellino sia anche in un buon stato di salute, insomma, quindi sarà un bel derby tosto, però come sempre, insomma, tiferò Salerno. Come giudichi la squadra allestita quest'anno da Fabiani? Io credo che sia una squadra competitiva, non so quale sia oggi il motivo dove non sia ancora decollata questa squadra, però io credo che questa squadra possa regalare soddisfazioni a Salerno. Pensi che Bollini rischi la panchina in caso di risultato negativo ad Avellino? Ma guarda, gli allenatori sono sempre a rischio, quindi perdere il derby è chiaro che potrebbe essere una mazzata, insomma, un po' per tutti, quindi però non so se possa, mi auguro di no, insomma, perché vedere un allenatore esonerato fa sempre poco piacere, però è chiaro che il derby sono partite sentite soprattutto dalla parte della tifoseria, quindi bisognerebbe fare risultato, così almeno questa domanda ha una sola risposta, insomma. Ecco, Volo Pindarico invece proprio in questi giorni esce a testa alta da una vicenda che aveva minato la tua carriera di uomo prima ancora che di allenatore. Chiamato in causa nell'inchiesta Dirty Soccer, la sentenza di primo grado ti scagiona completamente perché il fatto non sussiste. Arturo, la fine di un incubo? Ma guarda Eugenio, tocchi un tasto per me veramente dolente, insomma, sono felice e contento per aver tolto davvero questo grande macigno che mi portavo dietro e pesava davvero enormemente, ma essere assolto completamente perché il fatto non sussiste mi riempie di gioia, ma riempie di gioia per me perché sono stati mesi di sofferenza, sono felice per mio figlio e soprattutto, insomma, per una carriera che ho fatto. Essere macchiato per uno sportivo di illecito credo che sia una pena di morte, quindi ho perso 2 anni della mia carriera, però non mi importa. L'importante è che si sia fatta chiarezza, perché io posso, e la prendo sullo scherzare, posso fare qualche serata in più, divertirmi un po' di più, ma certo queste non sono cose che riguardano il sottoscritto, quindi sono strafelice che si sia fatta chiarezza e ringrazio i miei avvocati, però sono stati, Eugenio tu mi conosci, sono stati mesi davvero terribili che oggi posso dire finalmente tutto finito. Tutto è bene, quel che finisce bene. Arturo, hai detto già in passato il sogno un domani è quello di sedere sulla panchina della Salernitana. L'occasione giusta che potrebbe presentarsi fra quanto, a tuo avviso? Ma questo oggi, adesso i miei avvocati faranno corso a questa sentenza che per me davvero è di una vitale importanza, ma soprattutto come uomo, perché oggi non mi interessa dire voglio allenare, voglio fare, ma oggi che si sia fatta chiarezza sulla mia persona, questo è l'aspetto più importante. E non lo so, però non ti nascondo che allenare Salerno è uno dei sogni nel cassetto, sarebbe l'apoteosi a tutto, quindi me lo auguro un giorno che questa cosa possa avvenire. Dovrò fare ancora un po' di esperienza, ma io credo che un giorno mi auguro che possa avverarsi questo sogno. E allora, visto che siamo alla vigilia del derby, in bocca al lupo ad Arturo Di Napoli. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa. Il basket, come nel match d'esordio, la Givova Scafati sarà di nuovo di scena in terra laziale, gialloblu reduci da una bella vittoria nell'ultimo turno contro la Pasta Cellino Cagliari, sono attesi ora dalla Virtus Roma, ancora all'asciutto di punti e vittorie dopo i primi 2 turni del girone ovest del campionato di A2. Dinanzi al pubblico del Palatiziano
domenica sera. I capitolini così proveranno a fare voce grossa e a giudicarsi i primi punti stagionali. Non è dello stesso avviso, ci mancherebbe invece la Givova Scafati, che invece prova a dare continuità al bel risultato ottenuto nello scorso turno. Chiudiamo con la palla a mano, impegno casalingo per la Iomi Salerno, che domani pomeriggio, inizio ore 18.30, la Prestra Palumbo affronta il Teramo nella seconda giornata del campionato di A1 di pallamano femminile. Formazione abruzzese, reduce dalla sconfitta casalinga rimediata all'esordio in campionato contro la Matricola Oderzo. Salerno invece ha espugnato agevolmente Civitavecchia, confermando così i favori del pronostico da campionesse d'Italia in carica. Domani dunque la gara inaugurale davanti al pubblico amico della Palestra Palumbo per la formazione allenata dal croato Neven Rupez. È tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime, arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.